Buongiorno, guerrieri di Pompas. Qual è il cosa più importante? Tempo scaduto. L'amore per tu stesso. Ti sei mai posto il questione di cosa c'ha il grande influenza sulle tue scelte, sul tue emozioni, sul tuo circondariale? Lo dice il parola stessa. Datti un sveglia. Chi ti porta l'influenza sono gli influencers. Per questo ti devi starti attento ai influencers che followi, perché essi magari vogliono buttarti giù nel fossa biologica. Essi ti apparono coi successi, coi bracciali coi carati, i cani affettuosi, sfreccianti sulle coste azzurre, con le fichine fotosciroppate strappa mutanda. E tu ti guardi intorno, c'hai la nonna che scatarra, il panda del 98 e il partner che ti sembra un scherzo di madre natura. Ed ecco che mi scivoli giù nel balatro, veloce come se ci avevi un slittino. Qualcuno un giorno ha detto: è difficile trovare il metà della mela, ma è un errore accontarsi del mela bacata. Unfollowili. Essi l'influencer di tu stesso. Avvelenati, nonna. Fatti imprestare il Lamborghini dal datore di lavoro che ti sfrutta e che ci piace di fare il democratico. E dilapiditi il stipendio da fame per affittarti la gigolò o l'escort per solo 2 ore. A quel punto fai i selfie sa strozzacollo e per 6 mesi c'hai abbastanza foto per fingerti anche tu di averci il successo. Vedi che ora gli influencers che prima manco ti pisciavano ti seguono e ti idolano. E nessuno vi riconosce quando che fate la fila alla mensa dei frati. Se non te lo credi tu, chi se lo può credere al posto tuo?